avvolti con coperte pesanti, in mano, bevande calde, sono stati accolti da una squadra di 53 volontari, di cui 5 medici e 5 infermieri, i 336 migranti sbarcati al porto di Ancona, sotto una pioggia incessante. Erano stati recuperati dall'Ocean Viking lo scorso 13 marzo, al largo della Libia, a seguito di un naufragio che ha costato la vita a 60 persone. Eppure, una volta giunti in Ancona, le loro condizioni sono comunque apparse buone, 15 i casi attenzionabili, di cui 2 donne in gravidanza, una di loro trasportata al Salesi di Ancona. Patologie sono molto diffuse, insomma, c'è qualche trauma, ci sono alcune ustioni, sembra da quello che è stato comunicato, da carburante, problema diabetico, uno stato di affaticamento, 2 persone con dolori addominali, insomma sono patologie di vario genere. È il più grande sbarco mai avvenuto nelle Marche, dopo quello del luglio scorso, in cui furono salvati 199 migranti. A coordinare le lunghe operazioni durate tutta la notte è stata la prefettura di Ancona. La prefettura di Ancona, per quello che è di competenza, ha coordinato benissimo il ricevimento di questo sbarco, esattamente come da protocollo. Da questa nave, come voi sapete, già sono state portate via in corso del viaggio i casi più gravi a livello medico, e adesso stanno proseguendo appunto i controlli. La nave umanitaria è arrivata in porto intorno alle 17:22, attraccando alla banchina 19. 252 gli uomini a bordo, 31 le donne, 53 i minori, di cui 32 quelli non accompagnati. I minori non accompagnati resteranno nelle Marche, 10:10 Ancona e Pesaro Urbino, poi 4 le altre 3 province in parti uguali, e tutti gli altri verranno mandati più o meno in parti uguali in Puglia, Toscana e Lazio. Per il capoluogo dorico si tratta ormai dell'8º sbarco, eppure per i soccorritori il dolore resta vivido. Ogni volta è uno sconforto, è una pena, ti piange il cuore. Cerchi di buttarlo sulle spalle dietro e intanto cercare di mettere una toppa alle falle che ci sono e cercare di dare un minimo di sollievo a questi ragazzi, alle madri, ai padri che arrivano.